fine di questo 2020, che è l'anno della pandemia, ma è anche l'anno dell'entrata in vigore del decreto legislativo 116 che recepisce la nuova direttiva europea sui rifiuti. Tanti nodi da sciogliere che sul finire dell'anno stanno venendo al pettine in maniera anche piuttosto drammatica, a partire dalla nuova definizione di rifiuto urbano che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio e che sta scatenando il panico tra gli operatori di settore. Perché? Sappiamo che dal 1° di gennaio molti rifiuti prodotti dalle attività economiche diventeranno urbani per definizione, per legge, tra l'altro senza mettere un limite di tipo quantitativo. Purtroppo questa norma, secondo me, è stata scritta non tenendo conto anche della necessità di adeguare tutte le norme di corollario, no? A titolo esemplificativo pensiamo ad esempio all'attuale disciplina della Tari, pensiamo al decreto ministeriale 8 aprile 2008 che disciplina i centri di raccolta comunale, ma non solo, avrà un impatto anche sulle aziende che ritiravano rifiuti che dal 1° gennaio diventano urbani. Queste aziende rischiano di perdere una quota di mercato, rischiano di perdere del lavoro in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, e necessitano di adeguare sia le proprie autorizzazioni per quanto riguarda gli impianti, ma anche le proprie iscrizioni all'albo. Fortunatamente l'albo ha proprio emesso una delibera, l'albo che è sempre così attento e bisogna riconoscere alle esigenze delle aziende, ha emesso una delibera che consentirà comunque alle aziende iscritte nella categoria 4 e nella categoria bis di raccogliere i rifiuti che diventano urbani dal 1° gennaio prossimo 21, in attesa delle nuove disposizioni che poi l'albo emanerà successivamente. Anche per quanto riguarda gli impianti, in un modo identico a quello dell'albo, alcuni enti preposti al rilascio delle autorizzazioni hanno emesso delle determinazioni in questi giorni proprio per consentire alle aziende di poter continuare a ritirare i rifiuti in attesa dell'aggiornamento delle loro autorizzazioni, ma questo non è avvenuto in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Tra l'altro anche le utenze non domestiche che hanno la possibilità, diciamo, prevista dalla norma di poter affidarsi al gestore del servizio privato piuttosto che il pubblico, non sanno come palesare questa scelta, che tra l'altro deve essere non inferiore ai 5 anni. Dai comuni non hanno ricevuto alcuna comunicazione in merito, quindi un grande caos che richiederebbe, a mio avviso, un'ulteriore proroga. Tra l'altro so che tantissime associazioni hanno chiesto, diciamo, di prorogare ulteriormente l'entrata in vigore di questa disposizione. Mi risulta che anche l'Associazione dei Comuni Italiani abbia chiesto una proroga in tal senso. Tra i nodi che restano da sciogliere c'è anche quello del attestato del certificato di avvenuto smaltimento, no? Che è entrato in vigore, ma del quale in realtà non si sa niente ed è tutto lasciato un po' all'interpretazione degli addetti ai lavori. Una disposizione tra l'altro in via transitoria, in attesa che vengano emanati i decreti attuativi del reentry, no? Tuttavia la norma è stata scritta malissimo, proprio poco chiara, diciamo. Uno dei dubbi principali è chi debba rilasciare questa attestazione di avvenuto smaltimento, se l'impianto intermedio o l'impianto finale, e vi dico che su questo tema anche i giuristi hanno interpretazioni diverse. Il tutto sta producendo che cosa? Il fatto che le attestazioni vengono rilasciate un po' in modo diverso, quantomeno anche personalmente ne ho già ricevute tantissime, tutte diverse tra loro, che hanno contenuti diversi, e si chiede se queste attestazioni poi potranno avere una valenza vera e propria ai fini dell'assolvimento della responsabilità del produttore. Su questo tema veramente stiamo aspettando chiarimenti dal Ministero. E chiarimenti dal Ministero servirebbero anche rispetto alla questione, ad esempio, dell'annotazione da parte degli impianti dei materiali riciclati generati dal processo produttivo. Per come è scritto l'articolo 190 sul registro cronologico di carico e scarico, l'obbligo di annotare i materiali recuperati sul registro da parte delle aziende che li producono è vigente dal 26 settembre ultimo scorso. Il problema dove risiede? Risiede nel fatto che l'attuale modello di registro è nato per annotare i rifiuti e non i materiali recuperati. Quindi anche
Sotto questo aspetto stiamo assistendo a diverse interpretazioni da parte degli enti che controllano le aziende, tutti stanno dando indicazioni diverse, invece anche in questo caso sarebbe utile che il Ministero ovviamente fornisse delle indicazioni su come le aziende devono effettivamente annotare questi materiali recuperati. Quindi le aziende stanno vivendo un momento di estrema incertezza, proprio perché quando esce una norma nuova che ha un impatto così importante anche su quelle che erano le regole che seguivamo fino a qualche tempo fa, sarebbe proprio utile che il Ministero ci aiutasse a interpretare queste norme, scritte forse non con totale chiarezza, con delle indicazioni operative da applicare poi a livello nazionale.